Voltaire si misurò con il problema del bene e del male, problema che è al centro della sua opera più famosa, Il Candido, pubblicata nel 1759. Un vero bestseller sin dalla prima edizione e tradotto in tutte le lingue, Il Candido è ancora oggi l'opera più letta dell'illuminismo europeo. È una satira feroce della condizione umana, ma è anche un'opera dell'illuminismo e il tema filosofico è presente già nel titolo, Candido o l'ottimismo. L'eroe del romanzo, come dice il nome stesso, è un ingenuo antieroe. Egli è sotto la tutela del suo precettore Pangloss, che è un sostenitore della filosofia dell'ottimismo. Non si tratta dell'ottimismo nel senso moderno del termine, cioè dell'atteggiamento di chi guarda gli aspetti positivi della vita, di chi considera la realtà nel suo lato migliore, anche a costo di illudersi. L'ottimismo, con la maiuscola, è l'ottimismo del filosofo tedesco Leibniz, un tentativo di dare una risposta all'antichissima questione della presenza del male nel mondo. Perché se Dio è buono permette l'esistenza del male? Domanda alla quale l'ottimismo di Leibniz risponde così. Il male rientra nella più ampia categoria del bene. In altre parole, il male non esiste affatto, è soltanto frutto dell'immaginazione dell'uomo, che ha una visione limitata del mondo. Si potrebbe pensare che tutto ciò altro non sia che una ingenua illusione, come sicuramente riteneva Voltaire. Ma questa idea trovò ampio consenso e diffusione in tutto il Settecento e il Candido è un tentativo riuscitissimo di metterne alla prova l'attendibilità direttamente sul campo.